Allora, la prima domanda era sulla moneta. Avevamo notato che sulla moneta avevate trovato un'accezione diversa lei e i ragazzi, e volevamo chiederle perché secondo lei avevate appunto trovato questa accezione diversa. Ma perché capisco il valore negativo con il quale è stata coniata, insomma, l'intenzione negativa con la quale è stata coniata la parola, e cioè un mondo nel quale conta solo il denaro in sostanza, quindi si dimentica ogni altra forma di giudizio e si giudica soltanto quello che la gente guadagna. Mi era permesso di dire che presto quello che la gente guadagna, visto che la gente non guadagnerà più una lira, rischia di diventare una categoria obsoleta, cioè ripeto, la ricchezza sta diventando qualcosa di così immateriale, la ricchezza finanziaria, la speculazione finanziaria, così slegata dal lavoro delle persone, dalla vita quotidiana, che rischiamo un futuro di immaginare con rimpianto la monetica. Cioè, c'è stato un tempo in cui la gente veniva misurata sulla base del denaro, che non è un'unità di misura ovviamente soddisfacente, però almeno è qualcosa di materiale. Io non riesco a immaginare che lavoro farete e come guadagnerete dei soldi voi da grandi, e questo mi preoccupa moltissimo. In questo senso dico che la monetica potrebbe essere la moneta, e la monetica potrebbero essere rimpianti in un futuro prossimo. Quindi questa, la monetica è anche legata alla parola di futuri, perché sì. se non ci saranno, se non si può guadagnare, non si potrà neanche avere un futuro. Quindi lei che consiglio può dare a noi giovani che speriamo ancora di avere un futuro? Dovete inventarvelo, è dura, dovete inventarvelo, nel senso che mi sembra che le categorie che usiamo noi adulti per capire l'economia, per capire la politica, stanno invecchiando molto rapidamente. E è evidente che dovete trovare nuovi modi di produrre, di consumare, di sopravvivere, di relazionarvi. Io ho l'impressione che siamo in presenza di un collasso economico e sociale abbastanza storico, insomma, cioè che davvero quando si dice niente sarà più come prima, si dice qualcosa di vero. Non è che si può immaginare il mondo futuro, l'economia futura, come una ricostruzione del mondo così come abbiamo vissuto noi. La parola demolitica diceva questo, no? Bisogna demolire per ricostruire la politica. Io credo che sia vero, insomma. In generale bisogna che vi inventate qualche cosa, non contate troppo sul nostro aiuto, perché metà del mondo adulto è fuso, cioè è in grado soltanto di concepire il futuro come mantenimento dei propri figli, che è una cosa importante, per carità, ma non vedo una cultura economica e politica innovativa, propositiva, abbastanza forte. È molto probabile che ci voglia una rivoluzione generazionale che imponga, un pochino durante le ultime elezioni con il voto alle 5 Stelle è accaduto, e io credo che in parte sia stata anche una rivoluzione generazionale. La politica non ci rappresenta più, e quindi dobbiamo fare a modo nostro. Ecco, dovete fare a modo vostro, non so come, però non chiedetemelo. Secondo me l'antipolitica vera è il manefreghismo, è quello che una volta si chiamava qualunquismo, cioè sono le persone che dicono: ma non me ne frega niente della politica, insomma, ne faccio la mia vita, non guardo in faccia a nessuno. Quella è l'antipolitica, è proprio il contrario della politica, è chi si disinteressa, no, della società, della cosa pubblica. E la demolitica, così come è stata discussa oggi, così come è stata concepita, mi pare, quella parola, è un'altra cosa. Vuol dire che se c'è una crisi forte della rappresentanza, cioè se le persone dicono non mi sento rappresentato da questa politica, si tenta di rifarne un'altra, insomma. Chiunque lavora nell'edilizia sa che per costruire bisogna prima demolire spesso, e quindi demolitica vuol dire che si sfascia qualcosa di inservibile per sostituirlo con qualcosa di più utile.
se ne stava a crogiolarsi chiuso nella sua stanzetta. Il subizionista è un vittimista che fa del proprio sentirsi vittima una ragione di esibizionismo, no? E quindi si piange addosso, cerca di attirare l'attenzione degli altri su se stesso dicendo: ah, come sono disgraziato, ah, come sono sfigato, ah, nessuno mi capisce, i professori non mi capiscono, i genitori non mi capiscono, la scuola lavora contro di me, eccetera. È una forma di narcisismo, no? Il subizionismo, cioè è un mettere l'io al centro di tutto. Forse una cosa che potreste cominciare a fare di più voi della vostra generazione è trovare il modo di mettere insieme i vostri problemi. Cioè, so che è una banalità, la vecchia politica questa, però il mondo funziona anche così, che se ognuno si lamenta in proprio non cambia niente. Se si organizza il lamento, si trasforma in una spinta sociale, inevitabilmente cambia qualcosa. E invece per quanto riguarda la parola omnifood, lei pensa che la presenza di tutto questo cibo nella nostra vita, in TV, nella letteratura, sia anche causa delle malattie come la bulimia, l'anoressia e simili? Beh sì, non l'abbiamo detto durante il dibattito, ma al mondo si muore di più per obesità che di fame ormai. Impressionante e poco noto, ma le malattie legate alla sovrannutrizione, la bulimia, l'obesità, eccetera, sono causa di morte in misura maggiore della morte per fame, e questo fa capire che il nostro rapporto col cibo è qualcosa di veramente demente, insomma, di folle, no? di malato. E certo, vedere tutto questo cibo in televisione ogni tanto fa pensare che ce ne vorrebbe un po' di più, insomma, ossessione. Ecco, quello che si è detto durante il dibattito è che ogni rapporto ossessivo con qualcosa è un rapporto malato con quella cosa, e quindi se il rapporto col cibo diventa ossessivo vuol dire che il rapporto col cibo è malato. Allora, io quello
quello che ho cercato di dire è che i modelli servono per crescere, e dopodiché, come quando si usa tanto un giocattolo e poi lo si abbandona, lo si rompe, cioè una volta che uno è cresciuto non deve averne più bisogno. Se uno vuole vestirsi come Michael Jackson a 15 anni, va bene, se a 40 anni vuole fare il sosia di Michael Jackson, penso che qualcosa nella sua vita sia molto storto, per dire le parole semplici. Quindi i modelli servono, però serve usarli e non farsi usare. Bisogna usarli, divertircisi, costruire la propria identità rapportandosi a delle persone, dei personaggi, e poi però crescere da solo.